Cari telespettatori, ben ritornati anche questa volta insieme a noi, ai nostri ospiti. Faremo un approfondimento interessante, andremo a scavare, a capire l'importanza, la valenza e cosa sta dietro una start-up, i cosiddetti incubatori poi di impresa, cosa sono e poi anche come vengono raccolti i finanziamenti, c'è questo crowdfunding che è estremamente interessante, insomma innovazione. Da questo punto di vista ci sono state delle iniziative per valorizzare naturalmente i giovani che si cimentano in imprese, ma anche per solleticare l'attenzione e la vitalità di altri imprenditori che possono, perché no, abbracciare queste novità e farle proprie. È molto importante sempre per puntare verso l'innovazione, la crescita, lo sviluppo e ovviamente la ricerca applicata. Ma in quali ambiti, in quali settori, di che cosa si tratta, chi ha dato avvio un po' la scintilla di tutto questo, a raccontarcelo sarà avvocato Fra Salvatore Fratallone, questa volta in veste diversa dal consueto, quindi non parleremo di cyberbullismo, di violenza alle donne, di altre situazioni che abbiamo affrontato insieme, ma di questioni più inerenti alla realtà aziendali. Tra l'altro siamo anche sul pezzo perché col decreto dignità che è appena uscito si tocca anche il tema delle aziende piccole, perché no, con grande protesta da parte delle grandi, però in qualche modo vi vede al centro dell'attenzione, no? Allora, innanzitutto grazie Elena e grazie e buongiorno a tutti i telespettatori. La veste di oggi è quella di un appartenente a un'associazione di servizio che si chiama Lions Club. È un'associazione che è la più grande associazione di servizio al mondo. Abbiamo a livello internazionale anche un seggio permanente all'ONU, nell'organo consultivo dell'ONU, e quindi si fanno le più diverse attività, dalla fame alla cecità, dall'istruzione alle malattie dei bambini, si occupano in più diversi settori. Quest'anno il Lions Club Padova San Pelagio, di cui sino al 30 giugno sono stato il presidente per un biennio, ha dedicato una parte delle proprie attività a questo settore dei giovani visto da un altro punto di vista, appunto non più il cyberbullismo per il quale ci siamo e ci continueremo ad adoperare, ma abbiamo, come dire, aperto un altro blò. Abbiamo guardato fuori dalla realtà quotidiana dicendo però quei giovani imprenditori che cercano lavoro nel senso che se lo fabbricano il lavoro, nel senso che sfruttano le proprie idee, le proprie inventive e che siccome non hanno soldi per fare ricerca devono andare a chiedere ad amici o ad altre aziende, sentite, ma voi scommettete una fiche sul numero del nostro tappeto verde, se fosse un casino, diciamo così, puntando una fiche secca che quella mia certa idea sarà un'idea che buca? E allora, a questo punto buca dottoressa Giulia Turra, Executive Manager StartCube, incubatore di investimento di impresa, ci racconterà, e poi anche Riccardo Celin, titolare Atros, sono gli altri protagonisti. Entrerà poi in studio Davide Martellato, socio startup ZeroLab. Non potendo arrivare tutti, mancano all'appello, sono state 7, no, le selezionate. Noi abbiamo selezionato 7 startup, quindi tanto per dirla in parole povere, perché usiamo questi inglesismi, sono delle aziende in fase embrionale, che in una fase molto dinamica, alcune sono già sul mercato, altre sono proprio in formazione, stanno facendo ancora delle selezioni a loro volta per capire se hanno bisogno di altri amici che entrano in questo gruppo e affinché il volano cominci a girare, individuare dei soggetti che poi finanzino questa ricerca, questo di marketing piuttosto che ricerca. Alla nostra proposta hanno partecipato ProRob, startup in materia di robotica, One Startup di Davide, che hanno realizzato una piattaforma web per la internazionalizzazione, la Flume Startup, che hanno realizzato un etilometro per gli smartphone, in generale per i device, il dottor Martellato, che sentiremo dopo in un'altra materia molto interessante, l'allevamento di insetti edibili, ovvero sia commestibili, con tutti i problemi che ci vanno dietro, il dottor Massimiliano Ponchio con una startup che è sostanzialmente un magazine, quindi un giornale che valorizza il territorio sia dal punto di vista delle aziende che vi operano sia dal punto di vista turistico. Poi appunto Riccardo con la sua startup Atros, dove hanno occupato alcuni spazi
favoriti dalle recenti provvedimenti su Industria 4.0, quindi incentivi anche di carattere fiscale, per lavorare non solo su informazione e comunicazione, ma su fare del software customizzato, cioè su misura, come un abito sartoriale per le aziende, e infine una startup Stage Air per creare opportunità e quindi stage di lavoro per i giovani. Ebbene, sono i settori più diversi apparentemente, infatti, in comune hanno il fatto che noi abbiamo scelto startup di giovani, perché d'altronde siamo un'associazione che mira a dare opportunità ai giovani, è lo scopo per i quali Lions hanno deciso di occuparsi di questo settore. Esistono anche startup di persone meno giovani, ad esempio di persone che erano in mobilità e decidono, hanno fatto i dipendenti per anni, hanno maturato una bellissima esperienza in un certo settore e decidono di mettersi in proprio. Anche questa può essere a certe condizioni una startup, purché operi, ma dopo la dottoressa mi correggerà, nel settore della innovazione, quella che con un altro inglesismo si chiama delle new technology, ecco, quindi nuovi settori di mercato. Quindi favorire i giovani che siano dinamici e che abbiano voglia, ripeto, di coinvolgere con un fenomeno un po' domino a catena altre imprese. Ad esempio è capitato, forse proprio con Riccardo, ma ce lo può raccontare, che una delle aziende che avevamo contattato a sua volta è in cliente, o diciamo è in rapporti con un'altra startup, perché fra loro si agevolano là dove è possibile, perché l'idea di uno può essere una stampella per l'altro. Ecco, questo è molto bello perché sono giovani che si levano le mani di torno, diremmo noi oggi, cioè che non si perdono d'animo. Hanno un'idea, la elaborano, si confrontano con gli altri, ma poi decidono di farla diventare un locomotore. Certo, che viaggia ad alta velocità. Quindi è una iniziativa bella quella dei Lions, che è stata condivisa dai soci del Padova San Pelagio. Era presente anche il secondo vice governatore Terenzio Zannini e altri carissimi amici, era presente la senatrice Roberta Toffanin, eravamo a Noventa, quindi oltre a lei che è di Noventa c'era anche il sindaco di Noventa, Luigi Bisatto. Insomma, un po' di personalità per dare lustro e visibilità. Anche per dare sempre il contatto che i Lions non sono quelli che stanno con le gambe sotto la tavola e vanno a cena, che è un'idea del 1800 probabilmente. Sono persone che vivono nei settori imprenditoriali, commerciali, piuttosto che dell'insegnamento, quindi vivono nella società e all'interno di questa danno il proprio contributo di sensibilità e di esperienza per favorire altre realtà con spirito di servizio e, diciamo, di volontariato. Quindi a un certo punto porre un focus su questi giovani imprenditori, perché tanto gli effetti sono tali, e adesso no? Sentiremo è inutile girarci intorno, sono persone che stanno scommettendo su quest'idea e noi abbiamo scommesso su di loro, diciamo, diamo un'opportunità. Anche aver TV7 Triveneta, che oggi ci dà uno spazio per promuovere questa iniziativa, va a vantaggio non solo e non tanto dei Lions, che sono stati il tramite, quanto noi vogliamo soprattutto valorizzare e di tutte le altre start-up che infatti stanno lavorando, come dire, nell'ombra, per progetti che magari diventeranno, che cambieranno il nostro futuro nei prossimi anni. Domanda politica, perché poi ovviamente noi, questa puntata è un po' dedicata proprio alle start-up, un po' anche per curiosità, perché se ne parla, e poi chi non conosce bene questa realtà dice vabbè, sono solite cose, sono state, vabbè, non hanno fondamento. In realtà poi il fondamento c'è, quindi per cui dobbiamo spiegarle bene. Ma la domanda politica è questa: secondo lei i provvedimenti che sono stati preannunciati, quelli che sono stati presi anche recentemente e con l'annuncio proprio anche da parte dei ministri di valorizzare le piccole e medie realtà, perché anche lo diceva ieri Salvini, il nostro paese è fatto di piccole imprese, medie imprese, e prima si è dato invece un occhio di riguardo alle grandi imprese, tanto è vero che oggi c'è un po' di bailame perché Confindustria trasale sul provvedimento perché non si vede vantaggiata molto, e quindi anche la tutela del lavoro, del tempo determinato, perché poi tutte queste giovani figure, anche imprenditoriali, tante volte poi vengono assorbite nelle realtà con dei contratti con partita IVA, con dei contratti a termine, esatto. Finisce il contratto, poi il neolaureato con grandissimi voti che ha creato anche la sua bella startup e tutto, che era anche piccolo imprenditore, piccolo microimprenditore, sparisce e si deve fa la fame. Questa è in sostanza la cosa. Come la vede questo provvedimento? Allora, innanzitutto apprezzo l'opinione di Confindustria, che resta un'opinione di un gruppo di soggetti che si fanno portatori di aziende tendenzialmente, ma non solo, medio-grandi. Ci sono altre realtà
di carattere datoriale che rappresentano le imprese piccole e medie. Quindi è opportuno sentire le opinioni di tutti, ma soprattutto tenere presente che l'importante è certamente dare una scossa a questa nostra povera Italia. Dare una scossa. Quindi secondo lei può essere efficace? Può essere positivo anche, purché non sia solo questo. Non vedo come un problema che il contratto a termine debba essere di 4 rinnovi anziché 5. Non vedo nemmeno come un serio problema senza il quale non si può vivere che la retribuzione, se c'è un licenziamento illegittimo, la retribuzione globale di fatto, che debba essere data al lavoratore licenziato sostanzialmente senza motivo, di fuori di ogni regola, sia di 36 mensilità piuttosto che di 24. Cioè se l'azienda decide di mettere alla porta una persona e non doveva farlo, paga pegno, l'importo può essere un po' più elevato, un po' meno elevato, ma non ci cambia la realtà. Il problema è un altro, fare in modo che le aziende possano lavorare. Mi preoccupa forse un pochino di più il provvedimento sulla internazionalizzazione, che così come è stato sbandierato, come spesso si fa da qualche anno tramite slogan, rischia di ledere il diritto dell'imprenditore di fare business dove meglio gli viene offerta questa opportunità. Però come adesso io non lo conosco, non l'ho letto nel dettaglio, però si dice se tu ricevi degli incentivi, ecco, dallo Stato italiano. Questo va spiegato, grazie Elena. Cioè non è che l'imprenditore non possa andare a fare business all'estero, deve farlo e deve continuare a farlo, spesso perché tra l'altro magari tramite altre società che fanno capo a lui o ad altri partner con i quali già lavora, trovano le commesse all'estero e producono in Italia. Ma quello non è tutto toccato, qua si parla di delocalizzazione, tu ricevi un aiuto dallo Stato italiano e ti trasferisci all'estero. Ma non tutte le delocalizzazioni ricevono aiuti dallo Stato italiano. Non ecco solo il punto. Quelle, esatto. Quindi se un imprenditore riceve finanziamenti dallo Stato italiano o direttamente o tramite la Comunità Europea che eroga determinate somme per favorire il fatto di comunque fare attività, certo, e dar lavoro. Sì. E poi queste attività non funzionano, c'è qualcosa che non va, dice lo Stato, non puoi sfruttare i soldi e poi tu te ne vai via e sparisci. E lascia a casa i lavoratori qua, perché attenzione. C'è un termine, esatto, c'è un termine per usufruire di questi finanziamenti, ma è la stessa cosa di quando si compra un immobile, si compra una prima casa e la si rivende prima di 5 anni, allora c'è da pagare una somma perché vuol dire che si è fatto per lucrarlo, non si è fatto come un'operazione per comprare. Ma infatti questo secondo me è un provvedimento anche che ci sta tutto. Va letto, esattamente, va letto in tutta la sua interezza il provvedimento, così come è previsto ad esempio che questa limitazione valga sia che si vada in un paese extraeuropeo sia che si resti in Europa. Cioè il problema è non sparire. E non sparire, poi, perché allora restano come un cioccolatino, diciamo, appesi a una mera aspettativa di poter lavorare tutti i collaboratori, tutti i partner, tutti i dipendenti. Esatto. Allora è sbagliato, allora è giusto che lo Stato intervenga. Però il provvedimento verrà sicuramente ritoccato in sede parlamentare quando, se si tratta di un decreto legge, passerà il vaglio di Camera e di Senato, dove ci sarà il fuoco di fila degli emendamenti e quindi è altamente probabile che qualche aggiustatina arrivi, non tanto dalle lobby, quanto da una riflessione su ciò che potrà realmente essere fatto. E allora staremo a vedere un attimino cosa succederà. E comunque è solo la prima mossa che stanno facendo su un settore diverso dall'immigrazione, quindi diamo atto. E sono appena insediati, stiamo a vedere. Diamo magari il tempo ci anche loro dopo di aggiustare, esatto. Anche perché il ministro Tria ha detto di bilancio me ne occupo io, quindi facciamo solo le cose dove c'è una copertura finanziaria, però questo non vuol dire che non facciano un secondo, un terzo, n provvedimenti che noi auspichiamo, perché l'Italia ha bisogno di un futuro. Se uno fa contratti pluriennali di fornitura, apre una filiale da qualche parte, se uno ha delle idee come loro e decidono di investire nella ricerca, se il telespettatore che ci sta sentendo oggi dice io ho un'azienda, con una parte del mio capitale posso finanziare due di queste start-up perché mi piace la loro proposta. Magari mi metterò d'accordo che un domani il software che stanno elaborando me lo offriranno a condizione di favore per me, ma sta benissimo. Ma lo devo fare sapendo che ho davanti una stabilità nei prossimi anni a venire, per cui mi converrà investire. Ci sono incentivi fiscali per chi investe nelle start-up. Sì, infatti. Al tempo stesso la Consob ha riconosciuto la possibilità di fare questa raccolta fondi tra risparmiatori su piattaforme online, attenzione, autorizzate. Lo dico perché mi è già capitato di occuparmi penalmente a Roma di piattaforme che non erano italiane e che non davano tutte le garanzie di dare la corretta informazione agli investitori. Quindi è opportuno che la cosa venga fatta in modo prudente e misurato. Ma se le condizioni ci sono,
ma perché non dobbiamo mettere un po' dei nostri soldini in un'idea che sarà destinata, ripeto, a cambiare il mondo? Esatto, e quali sono queste idee? Allora, che cosa vuol dire incubatore di impresa? Cos'è di fatto concretamente una startup? Abbiamo l'opportunità di capirlo direttamente da chi l'ha creata e da chi se ne occupa, dopo la pubblicità però.